Filippa, anche con noi qui questa manifestazione, questa marcia per l'amnistia. Sì, e il bisogno assoluto di confermare che la questione giustizia è centrale nel quadro disastrato delle nostre istituzioni. Sempre più è emerso come attraverso la questione giustizia si determina l'unica possibilità di cambiamento in questo Paese. Non sarò qui a ripercorrere tutte le ragioni per cui anche con l'amnistia noi abbiamo voluto confermare che anche un gesto di generosità e di clemenza si viene a rappresentare la necessità di svuotare le carceri per assicurare ai procedimenti la condizione di poter essere effettivamente messi in condizione di potersi completare. Relativamente alla condizione delle carceri non aggiungo molto altro, credo che altri abbiano chiarito in modo preciso qual è la clamorosa forma di deficit che esiste proprio in termini di vissuto, di condizioni per coloro che nelle carceri sono, di non vedere rispettati i propri diritti costituzionali, né nessun atto viene compiuto per far sì che dalle carceri si esca per reinserirsi nella società. È un ginepraio molto drammatico, ma confermo e ribadisco che intorno alla questione di giustizia si consuma la questione politica di questo Paese e quindi la testimonianza che oggi manifestiamo e che è stata già espressa nella marcia di Natale ha come obiettivo preciso quello di confermare questo tipo di analisi, stabilendo che il sistema informativo mira ad escludere ogni possibilità di far emergere questa linea interpretativa. Grazie. Thank you.